Questo signore è Émile Alexandre Riotto, nato nel 1837 e padre del trotto francese, per aver fatto votare nel 1891 la nuova legge quadro dell'ippica francese ed aver inventato il meeting d'hiver a Vincennes. Prima di lui c'era una passione smisurata, ma poco ordinata. Si correva pure sulle spiagge. Dopo la guerra del 14-18 ebbe l'idea di far nascere nel 1920 il Prix d'Amérique per onorare le vittime americane sul suolo di Francia. Il trotto oggi lo ricorda ancora con un gran premio a montare. La regina dei primi 10 anni dell'Amérique fu Uranie, vincitrice nel 26, 27 e 28, ma protagonista per altre due volte. Nella immagine proprio la corsa del 29, in cui sfiorò l'apoteosi ed il poker, confondendo il passo dopo aver recuperato l'onerosissimo handicap di 50 metri. Sul suo sediolo c'era Valentino Capovilla, un italiano cresciuto come Ettore Barbetta, veneto anch'egli, alla scuola di Giuseppe Rossi, il più grande guidatore italiano di sempre, secondo gli ippici di allora. Uranie nacque nel 1920 dal crack Intermed e da Pasturel, il cui padre era un puro sangue, che seppe conferire alla nipote il suo stupendo modello. Il signor Vanacker la comprò da Paulet e la consegnò a Capovilla, che per valorizzarla appieno ci rimise il sonno. Le sue lunghe leve talvolta partivano nel modo giusto, ma talvolta no, senza motivo. Poi si scoprirà che aveva problemi digestivi che ne causavano l'irregolarità di impiego. Ma se stava bene, non ce n'era per nessuno. E chiuse una carriera meravigliosa con 74 corse fatte, 44 vittorie, 205 chilometri percorsi e 1.224.500 franchi vinti. Se acchiappava il rivale di turno all'arco, lo triturava con un frullatore e lo mangiava sul filo. Nell'America del 26 toccò al leader Tenneval di lasciarci le penne, nel 27 a Templier ed al re McGregor di vedere la sua coda e di far gioire chi l'aveva scommessa a 2 contro 5. Nel 28 la sua quota fu addirittura di 1 contro 10. Nel delirio di Vincennes, Ulysse fu lasciato a 100 metri. Il 7 luglio del 1928 a Milano venne organizzata una sfida con Homer, il vincitore del primo campionato europeo di Cesena del 27, e la grande celebrità mondiale di Capovilla, una sfida da 75.000 lire di premi per l'inaugurazione della riunione estiva milanese. La distanza di 2.550 metri fu un viaggio per il migliarino come Homer, con Barbetta che in corsa provò a contrastare la mostruosa progressione della femmina di Capovilla, che arrivò un secolo prima del maschio. E da Milano marciò poi a Cesena per vincere la seconda edizione dell'Europeo. Capovilla la riportò in Italia dopo aver fallito la quarta vittoria nell'America del 29 e prima del secondo posto dietro a Mazon B nel 30. L'occasione fu Ravenna, dove si teneva un meeting di 3 giorni dal grande afflusso di pubblico. Venne organizzata un'esibizione per lei che, anche senza partecipare ai grandi premi della 3 giorni, era il grande polo di attrazione per tutti. 3 giri di pista da 800 metri. Lei si tolse la soddisfazione di far vedere appieno il suo motore, trottando su di una pista finalmente veloce, come fu quella di San Siro ai suoi tempi, il primo giro in 1.10 con la consueta galoppata iniziale, poi il secondo da 1.8 rimontando gli avversari al largo e il terzo in 1.14 in solitudine. Chi aveva il cronometro stimò per lei 1 miglio in 2 minuti. Grazie al binomio con Capovilla, Uranie è considerata una mezza vincitrice italiana della corsa ormai fissata all'ultima domenica di gennaio. Le successive vittorie di Hazleton, di Palazzoli nel 31 e nel 32,
di Maskleton, di Riva e Maiani nel 35-37, di De Sota, che vediamo nelle immagini nel 38 e 39 per Mangelli, di Mistero nel 47, di Mighty Ned nel 48 e nel 51, fecero sì che l'America fosse definito la corsa degli italiani. Una curiosità, nel 1940 e nel 1941 l'America, tributo all'America, non venne disputato. Nel 42 e nel 43 si chiamò Grand Prix d'Hiver e nel 45, 46 e 47 venne disputato ad Enghien. Perché a Vincennes c'erano gli americani, ma quelli veri, che erano sbarcati e si erano serviti degli spazi dell'ippodromo per sistemare le loro strutture.